Quali sono le variabili prognostiche predittive per i pazienti con leucemia linfatica cronica? Questo è uno degli argomenti trattati durante un workshop interattivo focalizzato sull'utilizzo delle target therapy appunto nei pazienti con leucemia linfatica cronica in corso a Catanzaro. Noi parliamo di questo argomento con la dottoressa Diana Giannarelli. Dottoressa, innanzitutto, quali sono gli score e i fattori prognostici oggi utilizzati, almeno in linea teorica, per i pazienti con leucemia linfatica cronica? Ci sono perlomeno 6 indici prognostici sviluppati per la leucemia linfatica cronica. Uno sicuramente il più importante e il più consolidato è l'IPI, e poi ce ne sono diversi altri. Uno sviluppato da un gruppo tedesco, altri 2 dall'MD Anderson e via via rivisti e semplificati. E, diciamo, c'è diverso materiale da utilizzare in questo contesto. Ecco, questi score prognostici però sono stati sviluppati all'interno di istituzioni accademiche, alcune delle quali sono state anche citate da lei. Quanto sono applicabili anche nella pratica clinica? Quanto vengono utilizzati? E qui è un po' il punto dolente. Il loro utilizzo nella pratica clinica in realtà è molto limitato. La decisione, diciamo, se trattare o non trattare un paziente è difficile che si basi sull'utilizzo di questi score. Cosa dicono le linee guida a questo riguardo? Hanno una posizione su questo argomento o si naviga ancora a vista? Solo recentemente, proprio in una review adesso uscita nel 2017, si comincia a considerare l'utilizzo proprio dell'indice prognostico più consolidato, questo IPI, e per definire i pazienti che non hanno necessità di trattamento. Insomma, quindi si sta cercando di implementarle nelle linee guida, ma sarà un processo abbastanza lungo. Qual è la differenza fra fattori prognostici e fattori predittivi? Questa è una differenza cruciale, molto spesso vengono visti come sinonimi. In realtà un fattore prognostico è una variabile che viene misurata su un paziente alla diagnosi e ci dà misura del rischio di peggioramento della sua malattia, mentre un fattore predittivo è una variabile che è in grado di predire la risposta a un trattamento specifico, quindi ben diversi. Ma abbiamo al momento fattori predittivi di risposta ai nuovi farmaci per la leucemia linfatica cronica? Probabilmente sì, diciamo sono sotto studio soprattutto i farmaci che hanno un target specifico. Chiaramente la presenza e l'entità di quel target aiuta a definire se il farmaco sarà più o meno efficace, insomma questo certamente. Oltre agli score prognostici che lei ha già citato, ce ne sono altri che sono attualmente in fase di sviluppo? Ma ne escono, diciamo, in continuazione pubblicazioni su nuovi score prognostici che in realtà poi combinano a volte fattori già inclusi anche in indici prognostici già realizzati. Sono, diciamo, un'attività molto comune nel mondo accademico, appunto dai gruppi internazionali. E quindi diciamo, abbiamo questo duplice problema, quindi il fiorire di molti indici prognostici e magari la mancata concentrazione di utilizzare uno in particolare per poterlo poi appunto implementare nelle linee guida, decidere i cut-off, decidere come vengono definite le varie categorie di rischio.